e gente, questo video del Penso Kai con una puntata su Manor Lords. Tutto il territorio, ragazzi, circostante è stato conquistato, ripartito in maniera piuttosto inequa tra me e il signorino Lord Barone von Belbater Burberkerst, un tizio molto cattivo da giudicare dall'apparenza, che ancora non ha deciso di dichiararmi guerra, ma credo sia sulla strada giusta, in quanto potrebbe essere molto interessato ai miei terreni. Quindi siamo sulla strada, ragazzi, per migliorare un pochino la nostra influenza, che è praticamente inesistente. Che è praticamente inesistente, e magari reclamare uno dei suoi territori. E comunque un altro dei nostri, diciamo, punti principali per... focus principale di questa puntata sarà per l'appunto anche costruire un pochino di tesoro per riuscire ad assumere dei mercenari e difenderci da eventuali invasioni barbariche. Vedo che non abbiamo legno. Oh, non va bene, non va affatto bene. Questi che stanno facendo? Si stanno girando i pollici? Ragazzi miei, mi devo arrabbiare. Allora, nella puntata precedente, se non sbaglio, ho imposto praticamente una specie di politica basata sull'esportazione. Ah, di nuovo. Sull'esportazione di... cosi, come si chiamano? Di assi e di tegole. Perché voglio costruire un pochino di ricchezza regionale in modo da tassarla in maniera un pochino più equa. In quanto praticamente il tesoro si costruisce per l'appunto tassando ogni mese la propria ricchezza regionale. Poi, cos'altro voglio fare? Sicuramente aumentare le mie riserve di cibo, in quanto anche questa, la decima, che mi fa guadagnare influenza, si basa sulla quantità di cibo che viene, in eccesso, che viene versata alla chiesa. Quindi quel 10% che mi prendo viene trasformato in influenza. Meno cibo ho da dare alla chiesa, meno influenza guadagnerò di conseguenza. Purtroppo vedo che i miei campi non ce la faranno troppo bene a darmi abbastanza raccolto, in quanto mi sono praticamente dimenticato nella scorsa puntata, scusate, di ruotare i campi. Ovviamente, come potete immaginare, coltivare la stessa merce ogni volta non è proprio produttivo per i propri campi. In ogni caso, una cosa che posso sicuramente fare è spostare questi edifici da qui a qui. Sicuramente sarebbe un pochino meglio, così come la stalla. Guarda, una stanga qua. Che cosa ci fa una stanga qua? Una stanga da qui, magari a qui. E diamo la priorità alla stanga, ovviamente. Abbiamo due costruttori, siamo a posto. La popolazione sta esplodendo, letteralmente. Il fatto è che ora che finalmente posso praticamente dare un po' di fastidio ai banditi, non ho abbastanza gente da schierare. Anche la nostra seconda regione, Nashol, si sta espandendo ai suoi ritmi. Non abbiamo molta ricchezza regionale, in quanto è praticamente iniziata adesso l'esportazione di assi e legname, ma siamo sulla buona strada. Per stalla piccola. Siamo sulla buona strada per migliorare la nostra situazione. Il boscaiolo se la sta cavando alla grande. Questi, come se la stanno cavando, non hanno cibo, purtroppo. Combustibile e abbigliamento. Una conceria non ci farebbe male. Infatti l'idea è di costruire magari una piccola conceria qua nei paraggi. Dove che posso farla? La conceria, giusto per farmi un'idea. Qua. Ah, non ci sta. Come non ci sta niente? Mannaggia te. Non ci sta niente, e sicuramente uno dei punti forti della nostra regione è questo, il deposito di ferro. Effettivamente potrei aver sbagliato a costruire, diciamo, il nostro accampamento direttamente qua, ma non è necessariamente un problema per noi. Perché? Non lo so perché, però non è necessariamente un problema per noi. Mi basti sapere questo, ok? Non è necessariamente un problema per noi. La scusa non l'ho ancora trovata sul perché. Ah, solo 67 di argilla. Qua ne abbiamo tanta di argilla. Sicuramente potrei fare... Ascoltate la genialità del Dio. Potrei fare... un avamposto di scambio tra uno... Ah no, perché comunque vale uguale. Maledizione. Pensavo che magari tra diverse regioni l'esportazione di tegole funzionasse in maniera diversa. Invece no, vale proprio a livello globale. Però la ricchezza regionale vale a livello di regione. La mia idea era di spostare tutte le tegole qua, magari dove c'è ancora un pochino di potenza commerciale da quel punto di vista, in quel settore, ed esportare da qui le tegole. E invece no. Effettivamente il gioco ne sa una in più del diavolo. Non è mica scemo. Non è mica scemo quanto me. Probabilmente l'avessi programmato io, non avrei visto questo svantaggio. Cioè, non... avrei lasciato, avrei detto no, ma l'ho lasciato apposta perché così doveva essere il gioco. Conoscendomi. Allora, avamposto di scambio. Mi farebbe bene un cavallo.
Il fatto è che non credo di avere abbastanza spazio nella stalla. Quindi, che cosa possiamo fare? Costruire un'altra stanga al volo. Logisticamente logistico, fammi un'altra stanga al volo. È vero, una stanga potrei fare di qui. Però è terribile, vorrei qualcosa di un po' più interessante. Un fornaio, qualcosa. Non ci posso fare proprio niente. Non ci posso fare proprio niente. Niente di niente. Che è successo? Un'altra famiglia si è trasferita qua. Un lavoratore in più. Mi piace perché mi serve il maltificio. Ecco perché quello stronzo. I birrai non stanno lavorando. Oh mio Dio, che figura di merda. Mi serve un maltificio. Ecco perché. Io pensavo che potessero lavorare direttamente l'orzo con gli stronzi. Invece io mi arrabbiavo con loro. Mamma mia, che figuracce che continuo a fare. Ma ormai ci siete abituati, ragazzi. Lo sapete. Lo sapete con chi avete che fare. Sì, mi serve il maltificio, effettivamente. Vorrei trovare un posto un po' più carino dove metterlo. Invece non c'è un mezzo quadretto dove avrebbe un bel aspetto. Così? Ma è terribile. È terribile. Ma è terribile qua. Vorrei farlo in un posto un pochino... Non lo so. Un pochino più carino. Un pochino più carino. Vabbè, fai una strada qui, va. Fallo circondare questo tizio. Sto importando anche delle pellicce, mi pare, vero? Se non sbaglio, nel mio commercio. Vabbè, continuo ad esportare assi, va. Non rompere i coglioni. Sicuramente potrei mettere la mia segheria qua. Anche, invece che qua. Però voglio più espandermi in quella direzione con la legna. Con i campi agricoli. Quindi vorrei effettivamente... Questa la posso spostare? Sì. Posso spostare come? La sposterei, direi, qui. No. La sposterei... È vero, la sposterei qui. Mi piace. Mi piace. Ottimo! Abbiamo spostato la stalla. Così come questa la potrei spostare. Ma che demolisci? Demolisci tua sorella. Mettilo qui. Alla grande! Direi che ha un più che decente il suo aspetto adesso. Ma qui possiamo farci una fucina se vogliamo, sapete? Perché no? Al momento tanto non ci lavoreremo. Ho fatto la fucina? No, la fornace. Non ci lavoreremo più di tanto. Vedo che ci sono due strade. Non è un problema, ma... Sicuramente prima o poi dovrò andare ad estrarre questo 200 di ferro, eventualmente. Qui vedo che è arrivata la stagione buona, quindi iniziamo ragazzi a raccogliere un po' di bacche. Mi servono tante bacche, in quanto nella puntata precedente ho fatto un'altra cagata di... di distruggere la mia riserva di animali selvaci. Selvatici. Che figura di merda. Sì, e ne sto facendo una dopo l'altra. Il maltificio ancora non ho deciso. Dove cacchio lo voglio costruire sto maltificio? E... Dove che hai un bel aspetto, signor maltificio? Dove che potrebbe sembrare bello, signor maltificio? Non lo so. Forse qua? Forse qua? No, ma qua è vicino al maniero. Non voglio costruirlo vicino al maniero, il mio maltificio. Maledizione. Maledizione. Non so proprio dove. Vabbè, lo faremo qua. Faremo qua. Ma qua voglio fare il campo. Vabbè, mettilo qui, dai. Vicino alla taverna. Fai così. E non dare la priorità alta. Sicuramente devi dare la priorità alta alle stalle. Questo sicuramente. E rifugio del boscaiolo. Vedo che sta lavorando. Quindi, però non sono ancora molto ben messo con la legna. Con la legna, Qui invece nessuna crescita demografica perché siamo tutti... Tutti troppi. Tutti troppi vuol dire che dovremmo costruire altre case. L'idea è di costruirle qua. Ma sicuramente anche qua non sarebbe proprio brutto da vedere. Quindi perché non fare delle case qua? Domanda appunto molto importante. Qui il maniero potrei migliorarlo sicuramente utilizzando la legna che ho guadagnato. Ma la mia domanda principale è perché non fare delle case qui? Potrebbero darmi dei problemi le casette qui? Non credo. Non credo, quindi forse mi conviene costruire delle case, così al volo. La taverna invece... La taverna è gigantesca, Non è proprio un edificio piccolo. È una casa del divertimento. Sicuramente posso costruire un altro tizio taglia combustibile qua. Infatti facciamo una cosa così, va? Io non ho fatto la strada. Ma ho fatto la strada qua! Ricordo di aver fatto la strada intorno al campo. What the fuck? Sì che l'avevo fatta. Giuro di averla fatta. Giuro di averla fatta. Sono sicurissimo di averla fatta. Si vede che me l'ha fatta verso il monumento sto gioco, maledetto. Ok, fammi delle case. Fammi delle case. E la mia idea, aspetta un attimo. Ho avuto un'idea un po' più intelligente. Fammi una casa un po' più così. Tac.
Tac. Tac. Così. Perché fare tutto quadrato è terribile, no? Quindi è un po' più, ha un aspetto un po' più bello se fai una cosa così. Quindi la mia idea è di fare un mercato qui, non si sa mai, magari faranno delle bancarelle. Facciamo un mercato qui al volo. 56 bancarelle, cioè gigantesco sto mercato. E qui faremo tutte le case, così, magari. Fammi ste case, maledetto. Così. Ottimo. Avremo tipo tutte le case così in cerchio. Magari non le facciamo troppo grandi perché comunque ho tante case per la coltivazione degli orti. Quindi queste magari saranno delle case delle professioni. E qui faremo tutte le strade per la segheria e tutto quello che ci serve. Fai una strada così. No, non così. Magari inizierà da qui la strada, dai. Maledizione. non me ne va una. Ok, tipo una cosa così. E poi così. Ottimo. E qui magari ci costruiamo una bellissima... La chiesa potrei fare, una seconda chiesa effettivamente. Non ho risorse sufficienti. Cos'è che mi manca? Ah, il legname. Effettivamente. Effettivamente mi manca un po' di legname. Dov'è la segheria già? Non sembra voler. Questa altissima. Metti altissima. Vediamo. Quant'è la mia approvazione? 64%. Ho visto per un attimo 94% ed ero quasi felice. Ero quasi felice. Sicuramente potrei affidare una persona qua. Vediamo la fattoria cosa sta facendo. Sta coltivando. Stanno zappando qua, ma scusami, non avevate tipo il bovino da traino che avevo dato? Il bovino da traino. Ah sì, eccolo qua. Usate il bovino. Questo è un bellissimo campo, questo sarà quello più... E dovrò tenere sott'occhio, più di tutti in realtà. Perché se faccio una cagata, tipo dimenticarmi di... Vendine 100. Può dimenticarmi di cambiare coltura per una stagione, sono fregato. Dovrei bruciare i campi ed è quello che avrei dovuto fare qua, perché bruciare i campi alla fine dovrebbe anche migliorare un pochino la situazione, la fertilità. E vediamo come siamo messi. Combustibile va migliorato, cibo non abbiamo più problema, raga, non ne abbiamo più problemi con il cibo, proprio zero. Ma con il resto assolutamente sì. Più 6. Fammi vedere qui. Potrei fare un'altra segheria, effettivamente, perché devo averne una sola. Un'altra segheria e un altro rifugio del boscaiolo, al volo. Sicuramente potremmo fare anche un segantino e qualcosa che ci servirà, ci tornerà utile. Perché tanto questa parte va disboscata per fare il deposito di ferro e magari esportarlo. Qui invece come siamo messi? Ricchezza regionale 71, quello che volevo sentire. Qui il cavallo è scappato? Non è scappato, fortunatamente. Sfortunatamente stavo per... che cosa è ricca sta regione? Di ferro, ora mi ricordo. Sicuramente potrei fare un raccoglitore di bacche, un po' più lontano. Raccoglitore di bacche. Non credo che la distanza influisca troppo sulla nostra capacità. Vedo che qui hanno disboscato, questa magari la possiamo spostare da qui fino a... No, qui no, perché c'è la residenza, meglio di no. Da qui fino a qui, potrebbe stare più che bene. Così come... No, la stalla piccola, va bene. Rifugio del boscaiolo. Lasciamolo qui e tagli un po' di legna. Lasciamolo qui che tagli un po' di legna, così si dà un po' da fare. Questo sta ancora zappando, ma con questa regione non perderò, diciamo, il vantaggio del commercio. Questa regione dovrà essere basata sul commercio del legname, in quanto è una zona... Guardate quanta foresta ho qui. E in più il ferro, ragazzi, se mi faccio col ferro tutte le fucine, tutte le armerie, io sullo spaccio di armi guadagnerò miliardi. Miliardi che andranno tutti alla mia tesoreria. In ogni caso, sono tutte cose alle quali dovremmo pensare più in là. Sicuramente mi potrei fare una chiesetta al volo, vero? Giusto per aumentare il livello di felicità e l'immigrazione. Bassa crescita demografica, non male. Potrei anche utilizzare questa ricchezza regionale per trasformare tutte queste in fattorie. Ma hanno un aspetto troppo bello. Hanno un aspetto troppo bello che non voglio sprecare. Mi dispiacerebbe trasformarle in fattorie o in pollai. Ma devo. Guarda com'era stupenda, adesso è diventata un cesso. È diventata un cesso. Nashol, dispensa del bargage piena. È così. Vado io la dispensa del bargage piena. Ok, direi che siamo a posto. Facciamo questi tre così. Questo anche potrei trasformarlo in un orto. Oh, un albero. Questo almeno si è tenuto un albero. Non è stato così pollo da tagliare tutto. Meno male. Sicuramente questa stalla la posso tenere qua.
È vero, qui c'è un po' di spazio. Mettila qua la stalla, va. Mettila. Priorità altissima. Ok, raccoglitori di bacche. Anche questo dovrebbe essere abbastanza altissima, perché è piuttosto importante, visto che siamo in stagione. Sicuramente quel cibo io non lo voglio sprecare. Poi il granaio, c'è qualcuno che sta lavorando nel granaio? Sì, potremmo riallocarlo momentaneamente qua. Così la segheria verrà svuotata almeno di questi 10 di legno. Questo 10 di legno. Vediamo se questi riescono a lavorare in tempo. Sembrano piuttosto indaffarati. No, 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 cambia regione. No, no, cambia regione. Cambia regione. Ecco, c'era un tasto per cambiare regione, vero? Non ricordo quale fosse. Forse è spazio? No, spazio per la pausa. C'era un tasto per... Vabbè. Perché? Ma zio! Questo voglio vedere. No, cosa? Neanche qua. Le frecce fanno cagare. Le frecce sono finte, raga. Qua? Oh, Nashor, finalmente si è spostato. Ah, il legno d'ardere ne abbiamo un botto. Nashor. Infatti, beh, questi non se la stanno cavando troppo bene. Sono decisamente troppo pochi per un campo decisamente gigantesco. Ma la fertilità di questa regione non va buttata via. Bisogna tenerci la fertilità più stretta possibile. E cos'altro potrei combinare? Vediamo. Questi stanno ancora facendo laternizi. E sfortunatamente non li posso vendere. Sicuramente sarà una risorsa utile per quando vorrò trasformare la mia città in una città grande. Senza ombra di dubbio. Ma una lunga strada fino ad allora. Signor costruttore, venga qui a costruirmi la segheria. Forza, forza. Mi costruisca la segheria in frettissima. Tra poco dovrebbe iniziare a darmi fastidio il nostro amichetto. Lord Von Ponkon Ponkon Kentlong. Sapete, il tizio simpaticissimo. Qui abbiamo un tizio che lavora, però non c'è niente da trasformare. Qui la farina ne abbiamo, non abbiamo più farina da trasformare. Qui abbiamo il maltificio. Forno comune, eh sì, questa gente è letteralmente sprecata qui. Quindi, tutti al lavoro, mandiamoli sui campi, questi stronzi. Qui, mettiamo uno alla segheria che lavori. Così come un... al boscaiolo ho ancora un po' di legna da fare. Però non sarebbe male sicuramente costruire un altro rifugio. Magari un po' più vicino alla legna, dove possiamo per l'appunto trasformare tutto in... tagliare questi alberelli, in quanto non sono così essenziali per noi. Come risorse insufficienti. Ah, non ho uno di legna? Sono così malmesso? Letteralmente. Sono così malmesso, zio. Tutte le case sono occupate. Questa non è una bella notizia. Questa è letteralmente bruttissima. È letteralmente bruttissima. Ma metti due alberelli come minimo. Ok, ok, c'è un cagatoio e una capanna per le pecore. Quasi quasi la demolisco sta casa e ce ne faccio una più decente. Ne faccio una un po' più decente. Tra poco dovrebbe darmi fastidio il mio amichetto. Dispensa piena. Oh, zia piena. Ma dispensa piena, dov'è? Dove la vedo la dispensa piena? Io non vedo nessuna dispensa piena. Quasi piena, quello sì. Infatti sicuramente potrei migliorarlo. Tanto questo spazio mi servirà di sicuro. Sì, facciamo così. Facciamo così e... niente, questo tizio extra lo mettiamo qua. Questo tizio extra. Due contadini purtroppo non so se basteranno a coltivare tutto entro fine stagione. E qui effettivamente volevo mettere un altro tizio a raccogliere bacche. Effettivamente la caccia non è più così essenziale al momento, eh. Verdure, guarda quante verdure hanno fatto questi tizi. Che miseria. Hanno fatto un botto di verdure. Che miseria. E qua invece di verdure quante ne avete fatte? Pure, mamma mia, queste cose sono state geniali. Questa la demolisco, raga, cioè è veramente inguardabile. È un cesso. È un cesso. Mi dispiace dirlo, ma è un cesso veramente. Mettiamo un altro tizio a coltivare. Dobbiamo coltivare questo campo prima che arrivi la brutta stagione. Dobbiamo farlo. Dove stai andando? Bue. Più veloce. Old brand. Maltificio. Sicuramente il maltificio. Le scorte sono fradice. Quali scorte? Appunto, quali scorte stai parlando? Di che cacchio stai parlando, zio? Degli ortaggi? Gli ortaggi sono fradici? È quello che ti dà fastidio? Amico mio. Sono gli ortaggi il problema per te. Dispensa piena di Waldbrand. Credo che per dispensa piena si riferisca al buco del segantino. Sapete che dà sempre problemi il buco del segantino. Questo non è stato trasformato in un... risolviamo subito. Questo sì, questo sì e questo sì. Donna mia, camperemo di verdure e carne.
Le due che comunque non si stanno proprio ristabilendo. Limite di caccia alziamo a 17 momentaneamente, tanto abbiamo le verdure per sopravvivere. E soprattutto avremo le bacche, sperando che il tizio vada a raccogliere le bacche invece che aspettare l'arrivo di Capodanno. Ok, questo bar gauge, queste casette sicuramente vanno costruite al più presto possibile, altrimenti perderemo questo vantaggio di benestare che ci permetterà per l'appunto di crescere la nostra popolazione. Solo che qui, raga, stanno dormendo. Zia, un po' più in fretta. Potrei dare un altro bovino? Sì. Voglio darlo? No. Certo che no. La devi da fare? Mamma mia. Un anno per coltivare un cacchio di... per zappare un cacchio di terreno. Un'altra famiglia si è trasferita. Mamma mia, passare da una regione all'altra. E io potrei, effettivamente, ho le ricchezze per costruirne ancora una. Questo si sta guadagnando da vivere. Questo si sta guadagnando da vivere. E come si sta guadagnando da vivere? Vediamo se la legna ci sta dando problemi. No, le assi non ci stanno dando problemi. Stiamo tranquillamente guadagnando un botto di denari con le assi. Questo dicevo che lo posso trasformare in un pollaio. Perché è piccolino, quindi. Nice work, ti complimenti da solo, fratello mio. Qui sicuramente ne basta uno. Ma perché? Questo sta andando a vendere le assi? Sei cretino, sei. Vai a lavorare, idiota. Segheria, vai a tagliare. Vai a tagliare, fratello mio. E questo con le bacche si sta dando da fare. Quante bacche abbiamo? No, non si sta proprio dando da fare, eh. Non si sta affatto dando da fare. Che sta facendo? Vediamo, persone. Coraggere. Maddalena, sono sempre le maddalene, ragazzi, a non lavorare. Sempre le maddalene a darmi problemi in questo gioco. Sempre loro. Dov'è Maddalena? Hai raccolto qualcosa? Eh sì, sta trasportando bacche. Meno male. Vediamo Maddalena. Muoviti, Maddalena, muoviti! Dove sei? Tu non sei Maddalena. Tu non hai fatto la faccia da Maddalena. Senza offesa. Ok, sicuramente è la voce da Maddalena questa. No, è otto. È otto. Ma è tutta la famiglia che lavora. Ah, è tutta la famiglia che lavora. Hai capito? Io pensavo affidasse solo una persona, ma quando affidi una persona praticamente è tutta la famiglia ad andare a lavorare. Qui ragazzi abbiamo proprio un eccesso di bacche e nessuno si sta... No, no, non possiamo mettere l'ultimo lavoratore perché sicuramente dobbiamo costruire questa casetta. Dobbiamo costruirla in frettissima. E il problema è che dobbiamo spostare tutte le robe da un lato del villaggio all'altro. E sì, non hanno proprio un bel aspetto queste coltivazioni, eh. No. Eh no, non se la passano proprio bene. Ho messo qualcuno al maltificio? Sfortunatamente no, ma tanto non serve nessuno qua il fornaio e metti qualcuno al maltificio. Al volo! Così potremmo rendere felice la gente mettendola nel loro cacchio di... come si chiama? Questo lo vorrei spostare, ma non voglio sprecare tutte le risorse. Voglio farmi il maniero bellissimo, perché comunque, vedete, posso fare pianificatore di castelli. Solo che per spostare questo coso qua mi costa. Vedete, se lo tengo al suo posto non mi costa niente. No, aspetta, chiudi. Non mi costa niente. No, costo di costruzione. E vorrei fare tipo una roba così. E poi iniziare, mura e porte. Torre di guardia. E sicuramente le pietre ce le ho. Torre di guardia. Così. No, così. Per la strada. Così. Ah, pure la torre di guardia mi aumenta lo spazio costruibile. E la madonna. Permettine una qua. E una qua. Iniziamo a costruire un po' di mura. Vediamo quanta legna mi serve. Tanto di legna dovrei averne. A volontà. Vediamo cosa esce fuori. Sicuramente potrei mettere una torre anche dall'altra parte. Vero. Verissimo. Voglio farlo? Assolutamente no. È già così tanto. 48 di legna, 56 di legna. Zio Segantino, mi stai un pochino ostacolando la costruzione, zio Segantino. Così, e poi fin qua. Vediamo. Così. Oh, madonna mia, mi costerà un botto di legna. Un botto di legna. E non ho le risorse, sfortunatamente. Allora, tu... Non lo so. Non lo so se posso demolire qualcosina. Vediamo, magari così mi costa un po' di meno in legna. Sì, il problema non è tanto... più che altro il legno in sé.
non le assi. Di assi ne ho in abbondanza, come potete ben vedere. Ma no, aspetta, perché stanno costruendo le torri. Vediamo così cosa esce fuori. Tommy, vai ragazzo, costruiscimi sta cosa. Non sarà splendida, però ci serviranno sicuramente più lavoratori. Guarda qua, crescita demografica. Ok, come ho detto. Erano felici, ora non lo sono più. World Brand, nuova famiglia. Quindi ho un altro lavoratore, ottimo. 28 monete, mamma mia. Sta importando le monete. No, aspetta, sto importando delle pellicce, se non sbaglio. Questo è un problema per me. È un grosso problema per me. Sicuramente posso mettere anche un posto di scambio. Ascoltate la genialata del Vio. Facciamo così. Commercio. Dov'è il posto di scambio? Dovrebbe esserci un posto di scambio particolare. Eccolo qua. Però mi costa 4 di legna. Che io non ho. Che io non ho. In quanto sto investendo tutto nel costruire tutto il resto. Commercio. Ah, cacchiarola. Sto usando tutto il legno per... Aspetta, posso esportare? Non ancora. Commercio. Vediamo. Non importare più. Stop al commercio. Non importare più. Non importare più perché abbiamo problemi. Posso mettere un posto di scambio sicuramente per costruire coso. Come sei messo? Un posto di scambio per magari importare le pellicce qua ed esportarle dall'altra parte. Sicuramente avrei bisogno di qualcosa di magari un po' più costoso da esportare, in quanto mi permetterebbe di... Diamogli qua il cavallo. In quanto mi permetterebbe di... guadagnare un po' più di soldi. Io al momento non è che mi stia proprio spaccando di guadagni. Guadagno queste due monete per ogni asse che sto vendendo, ma non è proprio il mercato più fiorente che io abbia. Qui come siamo messi con il deposito di legname? Potrei fare un altro segantino, ma mal che vada. Potrei fare un altro segandino. Cos'è sta roba che è comparsa? Sembra un puzzle. È il limite del mondo, praticamente. Beh, sicuramente mi potrei espandere anche di qua. Il fatto è che ho paura che veramente inizi adesso una guerra. Non so come si possa comportare un nobile, non sono mai arrivato così lontano. Nel senso che non perché non sia capace. Anche quel, però. Semplicemente non mi sono dedicato abbastanza da arrivare fino a questo punto durante la mia avventura. Ma che cosa potrei fare? Sicuramente espandermi. Sarebbe una bella idea. Il problema è, posso esportare l'argilla? Cioè, tu mi dici che non vuoi le tegole, ma l'argilla la vuoi, brutto stronzo? L'argilla. Sì. Sì, veramente, questa è una cosa stupida, perché veramente pagare 10 per ogni importazione è terribile. Quell'argilla, non la posso vendere, vero? Mi sa di no. E qui non la vedo. Vedo le tegole, ma niente argilla. Così come il metallo. Ah no, dovrebbe essere qua. Andiamo, farina, la posso vendere. Eccola qua l'argilla. Per uno? Ma vai a cacare. Preferisco venderti le tegole per uno a sto punto. Effettivamente, neanche lì siamo proprio ben messi. Ok, siamo ad agosto. Sfortunatamente il tempo passa quando ci si diverte e noi siamo ancora poveri come la fame. Sicuramente potremmo campare di brutto con queste verdure. Veramente le verdure... Adesso ho scoperto che ci possono far sopravvivere interi inverni, specialmente se hai la popolazione bassa. E guardate, siamo già 36 uomini, nessuna crescita demografica perché non c'è... Non abbiamo... Coso, come si chiama? Legna quanto ne abbiamo? Non abbiamo spazio, ma sicuramente potrei costruire una bellissima città qui, gigantesca. Il mercato dov'è? Il mercato l'avevo messo... Non mi ricordo dove sia... Ah, è qua il mercato. Posso sicuramente fare un altro mercato così... Sì, facciamo... però qua vorrei fare il campo. Ah, maledizione. No, facciamo un mercato. Facciamo un mercato. Così. 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 Ottimo, poi lì decideremo che cosa costruire. Nel frattempo, sicuramente, fammi delle casette. Stupendissime. Così. Qualcosa del genere. Bravo, ragazzo. Costruiscimi... vabbè, ormai. Ormai è fatto. E qui anche una roba simile. Vediamo cosa esce fuori. Perché non lo so, perché preferirei in realtà fare una roba tipo così.
poi faccio altre due o tre case. Magari qui metto qualcosa tipo il maniero. Faccio due case. Tre case, va benissimo. Costruisci. Poi mettiamo un'altra strada. Da un punto di vista, diciamo, aspetto, secondo me è più decente. È più decente da vedere. E poi facciamo un'altra casa, altre case di qua. È molto più bello da vedere, a mio parere, no? Che dite? Fatemelo sapere nei commenti cosa pensate di questo mio genere di costruzione. Sicuramente è diverso, è diverso. Bellissimo? Forse? Stupendo? Anche? Migliore? La più bella che si possa avere? Probabilmente no. Ma noi ci accontentiamo di poco dopo tutto. Vediamo. Così. Ah, maledizione, ho sbagliato. Vai, dovrò deviare un po'. Così. Ok. Così. Ottimo. Adesso tutte le strade sono collegate. E dovremmo avere una cosa piuttosto decente. La domanda è, cos'altro ci serve in questa città? Non lo so. Ora come ora aspettiamo che costruiscano tutte le case. Lasciamo questo lavoratore libero. Qua invece, di cosa abbiamo bisogno? Beh, di legna d'ardere apparentemente. È possibile che io non abbia legna d'ardere? Tu che cazzo stai facendo? Stai grattando le palle? E cosa stai facendo? Allora, dobbiamo costruire un altro, sicuramente. E lo costruiremo qui, magari. Non lo so. Non so dove costruirlo, sono onesto. Non so proprio dove costruirlo. Una strada qui non farebbe male. Non farebbe affatto male. Qua non ci sta la strada? Maledizione. Maledizione. Non ci sta fin dalla strada. Ok, facciamo una strada così allora. Facciamo una strada così e possiamo costruire o spostare questo direttamente qua. Mettiamo la priorità altissima, perché sennò moriremo di freddo per questo inverno. Ah, la birra ce l'abbiamo! Finalmente abbiamo la birra e potremmo anche costruirci una bella tavernella. La domanda è, questo lo stanno costruendo? Questo sì, questo sì, questo sì. Sicuramente potremmo assegnare qualcuno allo scalpellino, in modo che raccolga un po' di pietre, visto che non ne abbiamo, non esistenti. Sta di nuovo arrivando un inverno, ma questa volta siamo preparati. Non abbiamo l'ombra di un po' di pane, l'ombra di un raccolto. Non hanno neanche finito la semina, sti tizi. Siete in quattro, marrani, siete in quattro. Qui l'hanno finita la semina. Vabbè, sai cosa? Fammi così, fammi sto favore. Brucia i campi. Brucia campo. Brucia campo e fammi... fammi il grano. Così come qua, brucia campo. Non posso? Non posso bruciare il campo? Progressi della aratura. No, fai magese, fai magese. Fai magese, così come qua, fai... fai l'orzo. Anzi no, anche qua, fai l'orzo. Pure qua, fai l'orzo. Così. Così dovremmo essere a posto. Questo vedo che l'ha coltivato e dovremo aspettare la prossima stagione finché raccolgano. Ma avremo abbastanza verdure, secondo me, per sopravvivere all'inverno. Adesso qui non serve più nessuno. E potremmo lasciare i tizi a costruire questo schifo di maniero che ho immaginato al volo. E vediamo cosa uscirà fuori. Secondo me è ora di dichiarare guerra al nostro amichetto. Non appena avrò 2000 di influenza. Vedo che l'avrebbe fatto lui automaticamente, una volta che sarebbero finite le terre. O magari sta farmando in background. Quali risorse? Ah, queste. Vabbè. Il tizio che sta facendo? Non c'era un tizio che lavorava qua al magazzino centrale? Bargage, quale dispensa è piena, fratello mio? Ah, ma perché? Ah, non hanno più spazio per le verdure. Aspetta un attimo. Non c'è gente nel granaio. Non c'è gente a lavorare nel granaio, quindi mi fa che... dov'è? Dispensa piena. Vedi? È tutto strapieno di verdure e nessuno c'è. Non c'è nessuno a raccoglierle. Lavora, cane. Il tuo mercato non ci faccio niente. Devi andare a raccogliere la roba. Secondo te io mi blocco la produttività per te? No, magazzino grande. Vabbè, metti anche uno al magazzino grande. Ok. Qua invece? Credo di avere lo stesso problema. Eh no, perché comunque c'è un tizio che sta lavorando. Ottimo. Adesso vediamo di costruire... ah, l'hanno già quasi fatto. L'hanno già quasi fatto. Anzi, sembra praticamente... ah, sono già pronti. Ottimo. Ottimamente ottimo. Mi piace come sta andando a finire. Mi piace come sta andando a finire. Il fatto è che la ricchezza regionale sullo spaccio di legna non sta proprio fiorendo come immaginavo. Apparentemente non molti vogliono le assi. Vediamo. Commercio. Magari vendine 50. Magari c'è un limite qua. Commercio. Ne ho messo 50. Esporta 34 assi. Io ne ho. Ne ho 34. Ottimo. Quindi. Lui come sta lavorando?
Niente, non sta facendo un cazzo. Insomma, sta facendo una minchia, non sta facendo. Qui, la panna del foraggere. Quante bacche abbiamo? Uno. La miseria, anche te ti stai proprio spaccando, ti stai spaccando dal raccogliere la roba. Tu invece? Gli animali sono cresciuti. Allora caccia. Allora caccia, metti 10. Metti 10. E sicuramente ci farebbe comodo anche una conceria. Qua la posso fare, la conceria al volo. La conceria, la conceria. Niente conceria, eccola qua. Non ci sta, è vero, ho già provato, ora mi ricordo. Ho già provato e non ci stava, sfortunatamente per me. Ora la mettiamo qua in mezzo. Magari. Facciamo una cosa così. Qua in mezzo mettiamo la conceria. Così. Poi mettiamo le varie cose importanti, magari. Uff, non lo so. Cosa ci potrebbe servire? Un mulino ci potrebbe servire? Sì. Un granaio, un forno, roba così ci potrebbero servire come? E li mettiamo tutti. Dove li posso mettere? Un panificio. Roba così, li mettiamo qui. Così come... Cos'altro posso mettere? Potrebbe servirmi eventualmente. Mettiamo un altro segantino. Così. E qui faremo il mercato. Qui faremo il mercato così. Punk, punk, punk. E punk. Guarda qua che bel mercato che verrà. No, non così, non così. Hai capito un cazzo come al solito. Così, così, così. E così. Guarda che bel mercatino che verrà. La grande. Adesso, guarda qua che bella sulla mappa che è Nazgul. Questa fa un po' cagare però. Nazgul è bella almeno. Nazgul è bella. Almeno quello. Mi posso gioire di questo almeno. Allora i laternizi sono ritornati importanti? No, fanno ancora schifo ma... Vabbè, dobbiamo aspettare un altro annetto. Legna da ardere, l'abbiamo costruito qualcosa? Sì, apparentemente. Allora iniziate a tagliare la legna. Politiche disponibili. Quali politiche? Di che stai parlando? Che politiche vuoi fare? Io non voglio fare nessuna di queste politiche, fanno tutte cagare. Sono a posto così, grazie. Sono a posto così. Sicuramente potrei costruire una chiesa. Sì, è da un po' che lo dico che lo voglio fare sta chiesa, ma... Sembra non arrivare il tempo del Signore. Non arriva mai. Non arriva mai proprio. Carro per cibo, no, non mi interessa. Che cacchio è? La chiesa. Dovrebbe essere qua. Facciamo una chiesa? Ragazzi, la domanda è semplice. Preferite una chiesa o una taverna? Ragazzi miei, e sto tizio lavora? Ragazzo, scalpellino, dove sei? Heinz, dove sei Heinz? Attende, che cazzo attendi? Vai a lavorare, malana. Vai a lavorare! No, fa troppo freddo. Vai a lavorare, zio. Che cazzo attende? Amico mio, c'è da lavorare qui. C'è da lavorare. Tutto stronzo. Assegniamo qualcun altro. No, è sempre lui. No, io non voglio Heinz. Io non voglio Heinz. Incarico riassegnato alla famiglia. Io non voglio Heinz. No, lo da comunque. Vogliono proprio darmi Heinz per questo lavoro. Vogliono proprio darmi Heinz, costi quel che costi, sti bastardi. Vogliono proprio darmi Heinz. Perché? Ah, ma sto... Ah, ma perché non c'è il mio coso. Ok, costruitelo più in fretta. Priorità altissima. Purissima, levissima. Abbiamo finito sta costruzione? Non riesco a capire. È finita? È finita. Guarda qua che bel castello. Guarda qua che bel castello. Inguardabile, nudo. Ma dentro posso costruirci, non lo so, delle case? No. Ah sì, posso costruirci delle case dentro. Hai capito? Dentro le mura. Pensavo di no all'inizio. Invece sì, posso costruirci direttamente delle case. Allora facciamo la cosa più importante, la taverna. La taverna. Dentro la casa, dentro il castello. Non so. C'è solo la strada ostruito. No. Sembrava di sì, ma le case almeno? Sì, posso costruire le case dentro. Vabbè, poi vedremo. Ora come ora concentriamoci su altro. Quello che avevo detto, qui la popolazione sta crescendo alla grande. Mamma mia, abbiamo 178 verdure, raga. E se spacciassi verdure, quanto guadagnerei con il cibo? Con lo spaccio delle verdure. Lo spaccio delle verdure. Due monete. Lo dai a tua sorella, due monete le dai. E dai a tua zia due monete. Ma io non lo so, la mancanza di rispetto di sti giovanotti. La mancanza di rispetto di sti giovanotti. Posso migliorarlo? Requisiti non soddisfatti, che cosa ti manca? Ah sì, le mancano le mutande a questi. Ti mancano le mutande. Aspetta, ma noi avevamo tipo un botto di pellicce, io devo solo costruire la conceria. Ho proprio bisogno di qualcuno che si gestisse la conceria, abbiamo ben tre uometti disponibilissimi.
alla conceria. Dove cacchio è? Dove cacchio è? Qua. Conceria. Stavo solo decidendo. Ah no, ma l'avevo messa. Vero. Metti uno qua. Torno comune non serve al momento, ma il segantino sicuramente è qualcuno che si dia da fare. Non farebbe male. Ottimo. Segheria sta andando avanti. Questa ne abbiamo due, ne basta uno. Anzi, sai cosa? Io non so che cosa tu stia vendendo, onestamente, non me ne frega. Ma datti da fare, taglia la legna. Ci sono altre persone che non vedono l'ora di fare i mercanti. Tu non sei una di quelle. Uno degli adatti, diciamo così. Cosa? 33 cereali? Abbiamo già raccolto pure. Quando abbiamo raccolto? Non mi ricordo neanche. Un altro che ha aperto il mercato, invece di lavorare come un suino. Perché... raga, mi dice che ho 33 cereali, ma qua non stanno con bar. Ah no, ce li ho. What the fuck? Allora facciamo un forno, scusami. Non pensavo di aver già raccolto. Oh, bene. Che devo dire? Bene. Bene, sono contento. Sono contento, zio. Cosa stai facendo tu? Dammi una strada qui, per favore. Dove cacchio? Si può annullare un'azione? Non credo. Maltificio. Fammi questo favore allora. Fammi un mulino. Mulino, come ti avevo detto. Efficienza del mulino. Non c'è vento perché c'è troppa foresta. Ma invece... ehi, 100% alla grande. Vieni qua al 100%, ragazzo. Vieni qua al 100%. Il forno ce l'abbiamo, quindi ci mancherà solo qualcuno che lavori al mulino. Ragazzi, come stanno bene? Senza niente. Senza religione, senza niente. Loro stanno bene così, non hanno bisogno di niente, ragazzi. Io avrei bisogno invece che vendessero un po' di legno. Ma non sei proprio bravo nel commerciare, amico mio. Chi devo prendere? Chi devo prendere che sia in grado di commerciare qui? Non c'è un cane! Rotta di tegole. Dai, aspettiamo un altro po'. No, ma sta già andando veloce. È quasi primavera già. Mamma mia come passa il tempo. E noi continuiamo ad invecchiare. Vorrei veramente dichiarare guerra al tizio. Ma di questo passo... ho bisogno di tanto cibo. Il modo per guadagnare più influenza il più in fretta possibile... è per l'appunto questo. L'unico. Avere tanto cibo, ma così tanto da far schifo. E tassare tutto sulla decima. Sai cosa? Tasse. Decima. Dammi... 1000. 1 miliardo. 30%. Muoviti. Tassa fondiaria. Anche voi siete troppo felici. Non mi va bene. Mi voglio un po' più depressi. Io non lo so. La vita è uno schifo e voi dovete capirlo prima di tutti. Io non lo so. Che credete che potete gioire mentre io mi spacco la schiena di lavoro? Ma guarda sti qua. Vero, ma forse posso vendere anche le erbe addirittura. Commercio. Addirittura le erbe dovrei riuscire a vendere. Solo che non so dove siano. Erbe. 2. Ah sì, in fondo la vita di un essere umano vale un cazzo. Hai proprio ragione. Hai proprio ragione. Al commercio. Ah, forse anche la tassa non è proprio bella bella, ma... voglio dire. Voglio dire, zio. Ah, sì, è vero, adesso c'è l'orto, ma il granaio... c'è nessuno a lavorarci. Mettiamocene un altro. Così magari si danno da fare e raccolgono un po' di roba. Qui come sta andando? Ce l'hanno quasi fatta. Non so trasportare un altro legno. Qui c'è un po' troppa poca gente. Questo è stupendo. Questo mi piace. Così, cerchio. Stupendo, stupendo. Bellissimo da vedere. Bellissimo da vedere. Qui c'è il tizio che sta lavorando. Stiamo producendo legna. Sì che stiamo producendo legna, ma ancora niente. Sì, veramente, che cazzo. No, 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 non ti voglio nel mercato. Non ti voglio nel mercato. Voglio che vai a vendere. È una cosa semplice. Non al mercato. Devi prendere il cavallo e andare fuori dai coglioni. A vendere. Stronzo. Lavora. Qui sta lavorando. Questo sta lavorando. Potrei mettere anche qua, che alla fine non mi costa niente questo. Ah, non lo voglio. Non lo voglio affatto. 359 tegole. Madonna mia. Riuscissi a venderle tutte in una botta. Sarebbe veramente stupendo, sarebbe. Letteralmente. 1400 di ricchezza regionale. Vediamo. Tasse. Non è un po'. Non voglio consumare la ricchezza regionale, ma preferisco... tassare la chiesa. Ah sì, dicevo, cosa succederà se ne costruirò un'altra? Una banda! E a chi? Dove? Che banda è stata avvistata nelle vicinanze? Oh, madonna mia, proprio da me doveva... oh, porca la mannaggia. Ragazzi, siamo sotto attacco! Porca miseria. Allora, combattenti, schierarsi. Combattenti, schierarsi. Comitatus,
Schierarsi, maledizione! Veloci, veloci. Veloci, prima che arrivino, perché se questi arriveranno direttamente a casa mia... Dove sono andati? Sono già scappati. Sono spaventati. Sì. Dov'è la banda? Mi avevi detto che c'era una banda di gentaglie, mi avevi detto. No. Mi avevi detto che c'era una banda di gente cattiva. Dov'è? C'è pure la musica brutta, ma dove sono i nemici? Dove sono i cattivi? Va bene, non importa. Vai avanti. Tanto c'è la canzone brutta, vuol dire che c'è qualcuno. Vuol disturbarmi, la quiete locale. Dov'è? Dov'è? Pace! È stata avvistata un'unità nemica. Dov'è? Ah, eccoli qua, sono tornati. E cos'hanno? Perché c'hanno il fuoco sulle chiavi? Oh, sono già arrivati! Oh, porca mannaggia, sono già arrivati a casa mia. Oh, cacchiarola. Vabbè, mi dispiace, ma qui... qui è bordello. Porca miseria! No! Sono già arrivati a casa mia. Maledizione. Proprio in fretta, Fire started. Spegniamolo. Spegniamolo, sto fire. Che miseria, sti bastardi. Già scappati. E sti suini. No, dovrò assemblare anche qua. Eccoli qua. Andiamo. Veloci. Prima che si divertano un po' troppo i ragazzi. Bastardi maledetti. Mi hanno rovinato tutto. Mi hanno letteralmente rovinato tutto. Attaccateli. No, questi qua dovranno combattere con questi. Voi veloci. Guarda qua come li impalano. Bastardi. Suini maledetti. Uccideteli tutti. E voi muovetevi. Bella miseria. Le frecce che volano. Cosa voi fate voi? Voi il tifo? Guarda qua. Mamma mia, bella mira, ragazzi! Continuate così, magari ucciderete qualcuno prima o poi. Che miseria. Questi neanche se ne fregano completamente delle frecce nemiche. Che miseria, mi hanno bruciato mezza città, mi hanno bruciato. Bastardi maledetti. Vabbè, questi invece... è un giorno come gli altri, in fondo. Un giorno medievale. Che cambiato nulla. Al solito, ci attaccano i briganti. Che miseria. Non crepano sti suini. Il fatto che loro sono stanchi. Ah, mi è morto un comitato. Mi è morto un comitato, maledizione. E questi non si vogliono ritirare, eh. Vogliono combattere fino alla fine. Pensano di vincere. Questi ancora che... sono persi. Sono manco loro dove sono. Arcieri! Non ci vedono. Sono furbi, eh. Ritiratevi, arcieri, mirate. Fuoco, arcieri, voi scappate. Voi, secondo incontro. Veloci, sì! Annienta una squadra di briganti con i miliziani. Non è vero, hanno fatto tutto i comitatus, ma siamo contenti. Detriti, ricostruisci, e che ti devo dire? Anche qua, sì, ritorniamo alla gioia di vivere. Vaffanculo, ho perso solo mezza città, ho perso. Giustamente sti stronzi non è che potevano spawnare qua. No, nella mia regione. Giusto, bastardi maledetti. Tornate qui ragazzi, pick up the piece. Raccogliete il corpo del nostro amico comitato morto. Vabbè, poteva andare peggio, pensate a quello. Potrebbe essere andato peggio. Fui potuto essere andare peggio. Avete pensato? Così, in fondo sono morti solo tipo 300 uomini. Ma va bene così. Vabbè, dai. La guerra è finita, è tempo di ricostruire. Cosa c'era qui? Detriti, non mi ricordo. Il segantino, stalla picco. Oddio, mi sono scappati gli animali. Vabbè, tanto ci abbiamo i soldi per ricomprarli. Questo non è un problema. Qui invece, pure la fattoria, Madison. Se proprio non c'hai un cazzo da fare, tu. Banditi di merda. Banditi da quattro soldi. Vabbè, dai, questa si ricostruisce. Apparentemente, no. Devo premere anche qua, ricostruisci. Ok. Apparentemente anche qua va ricostruito tutto. Pensavo di no, ma apparentemente anche qua dobbiamo ricostruire tutto. Briganti di merda. Non ho niente da fare sti qua. Guarda, mi hanno bruciato pure questo, mi hanno bruciato. Ma ricostruire mi richiede risorse. Domanda molto importante. Forza ragazzi, ricostruite come se no... Mi hanno bruciato la casa lì in mezzo. Ma che figli di Androcchia. C'è niente da fare, questi. C'è proprio niente da fare. Banditi da quattro soldi. Poi vi ripeto, potevano spawnare in tutte le regioni circostanti. Hanno deciso di spawnare lì. Qua. Potevano spawnare da nord, da sud, dal centro. Potevano uscire da sottoterra come gli scarafaggi. E sarei stato più contento.
No, qua nel culo mi dovevano arrivare. Vabbè, li abbiamo eliminati, pensate a quello. Gioiamo. Zio, vendi le cacchio di tegole, di assi. 1000, vendime 5 miliardi, vendimele. Vendile tutte, cazzo. Maledetto. Vendi, to, anche una rotta commerciale così sei felice. Muoviti, ora vendimi tutto. Tutto mi devi vendere. Il grano come se la passa? Vabbè, dai, guardate il lato positivo. Avremo tanto grano. Il forno comune, tanto. Dai, pure le due case, mi avete distrutto. Ah, siete proprio dei marrani, siete. Le stofanti da 4 soldi. Ma io non lo so, non ci sono più i banditi di una volta che assaltano la gente per le strade. No, no. Devono assaltarla qui. Casa mia. Oh, oh, così, costruisci. Ah, santa polenta. Banditi da 4 soldi. Ah beh, il mulino l'ha lasciato in piedi, pensate a quello. Il mulino è rimasto in piedi, intoccato. Intoccato, indistrutto. C'è ancora qualcosa da ricostruire? Ricostruisci anche questo. Questo? Bancarella di cibo, anche questo da ricostruire. Non so come faccio a reggersi in piedi, ma... Ricostruiamo. E compriamo un buie. Un buie? Un buie? Ah, lo potrò comprare solo tra 29 giorni. Il resto. La fattoria è molto importante, ragazzi. Perché tra poco dovremo raccogliere... Com'è? Stalle insufficienti? Questa che cos'è? Cosa? Di che cazzo sta parlando il tizio? Cos'è? Ma sono andati a riprendere il mio bue? No, perché io non vedo nessuna stalla. Cioè, io non vedo... Non vedo niente qua. Che cazzo vuoi sto tizio? Metti qua, va. Costruisci, te lo do io lo... Cos'è questo? Corpi in attesa di sepoltura. Ah, zii miei. Zii miei, che vi devo dire? Ma scusami, ma questi sono cadaveri. Ma che terra consacrata, ma una fossa comune per quelli là. Sono banditi. Banditi. Nessuno li vuole, ne le vuole questi. Demolisci sto schifo. Demolisci sto schifo. E prendi tutte le risorse, muoviti. Muoviti. Allora. Vuoi dirmi che non potrò costruire una chiesa là finché non avrò utilizzato quel legno di merda? Via, dai. Non fare così. Non fare così, per favore. Non fare così con me, per favore. Sì, dobbiamo costruire anche la chiesa. E questi qua devono lavorare. Devono assolutamente lavorare. Sì, siamo a posto qui. Come sta andando? C'è qualcuno che sta lavorando? Metti un po' in pausa, va. Stiamo perdendo un botto di tempo. Qui sta andando la grande. Qui mi serve un po' più di gente perché effettivamente le bacche stanno fiorendo, ma nessuno le sta andando a raccogliere. Probabilmente avrei potuto costruirlo più vicino. Sì, ma anche questo è un problema per un'altra puntata. Guarda qua, addirittura 6. Mettine qua 3. Sta andando così alla grande queste case? Mamma mia, apparentemente sì. Allora tu diventerai un pollaiolo. No, non stiamo proprio andando bene con le ricchezze regionali. Apparentemente siamo poveri come la fame. Siamo poveri come la fame. Anche tu fammi un altro pollaio. La grande, tu che stai facendo? Boscaiolo, non sta lavorando il boscaiolo. Maledizione, non ho messo nessuno effettivamente, pure io. Cosa mi aspetto che succeda dopo tutto? Ok, come siamo messi? No, aspetta, che mi stai facendo vedere? No, lascia stare. Qua, grazie. Sto solo guardando. Le tegole! Vediamo, dimmi che le posso vendere tutte in un colpo. Tipo, ok, diciamo che io ne voglia vendere, esportare. Commercio completo, compra e vendi fino al raggiungimento del... No. Vendine 383. Vediamo se riusciamo a ingannare il gioco e venderle tutte insieme. Mica se fa una vendita di 383, ragazzi, noi diventiamo milionari. No, diventiamo di sicuro milionari. Vediamo se questi si danno da fare con le bacche. E io non ne vedo tante di bacche nel mio quartiere, nel mio granaio. Non ne vedo tante di bacche. Ah, questo è così pronto da raccogliere. Questo invece... Raccolto attuale 4. Raccolto attuale 0. Vuoi raccogliere? No. Vediamo qui. Se raccogliessimo questo, sicuramente perderemmo con il raccolto anticipato il 15%. Ma il 15% sarebbe letteralmente cosa? 35 più la metà, quindi più o meno 50, ne perderemmo. Wow. Wow, ragazzi miei. Wow. È stato brutto questo attacco. L'ho subito, l'ho patito e piangerò per mesi per colpa loro. Colpa di questi banditi da 4 soldi.
E la ricchezza regionale non sta aumentando in alcun modo. Qui ne abbiamo di cibo, di granaio. Qui c'è un tizio che lavora, ma finché non avremo raccolto tutto non so come fare. Qui invece come si è messi? Hai costruito? Non ha ancora costruito. L'immigrazione com'è messa? Nessuna crescita perché non hanno case. Ancora con le stalle insufficienti? Ma io non vedo sta cosa delle stalle insufficienti. La stalla è qui. Magari devo costruire un'altra e sarai ancora più felice. E ti faccio un'altra stalla. Vediamo se hai ragione. Vediamo se hai ragione su quello che dici. Vediamo se capisci il fatto tuo. Vediamo se capisci il fatto tuo. Varietà di cibo e, beh, effettivamente la religione anche dovrebbe essere piuttosto importante. Lo scalpellino invece sta lavorando. No raga, sto scalpellino non vuol fare un cazzo. Io vedo le pietre qua, no? Ah, ho già finito le pietre, ecco perché non sta lavorando. Vabbè, non serve più. Demolisci! Demolisci! Non mi serve più a niente. Vai via. Vattene via. Non mi serve più a niente. Ah, ecco perché non sta raccogliendo lo scalpellino. Perché non c'è più pietra da raccogliere. Ottimo. Pietra grezza, qui ne abbiamo. Mamma mia. Chi è che ha tante pietre nella regione? Ma quindi una volta finite le pietre cosa devo fare? Devo organizzarmi con il commercio. Per avere roba. A roba baloba. Tutte pure due cavalli. Dovete vendermi. Ragazzi, se riuscite a vendermi tutte queste tegole in un colpo, io sono miliardario. Letteralmente. Sarò il bimbo più felice mai visto. Il più felice di tutti. Qui, come siamo messi? Influenza 768. Sta salendo, ragazzi. Sta salendo. Non siamo proprio ben messi, ma l'importante è che stia salendo. Cos'è che mi manca? Cibo 2 mesi e tutto il resto 3 mesi. Ortaggi non crescono a giugno? Credevo di sì. Dei pomodori? Effettivamente i pomodori arrivano. Forse non siamo ancora ai tempi dei pomodori qua. Non siamo ancora ai tempi dei pomodori. Però sicuramente una taverna posso farla. Il fatto è che non so se mi basterà la birra che ho. Per abbastanza tempo intendo. Vabbè, proviamo, potrebbe bastare. Ne mettiamo uno solo, magari 60 di birra ci basta. Magari. Politiche disponibili, ancora. Ancora con le tue politiche da 4 soldi. Ancora c'è da rompermi con le tue politiche. Ancora. Però vedete che nessun bandito è invaso comunque ancora. Nessuno di loro. Questi marrani ancora invaso. Masce di argilla. Come sono messi qua? Questo che cos'è? Forno comune. Avessi qualcosa da forneggiare, sarei anche felice. 99%. Io faccio il raccolto anticipato di sto passo. Sì, io faccio la raccolta anticipata. Fammi. Avvia raccolta anticipata. Vai anche qua. Non aspetterò che tu finisca. Avvia raccolto anticipato. Ah, questo ancora mi farà in fretta a raccoglierlo, quindi per questo posso aspettare, per il resto no. Qui c'è un tizio, siamo pieni di legna. Qui invece è il rifugio del boscaiolo. Di legna non ne abbiamo più di tanta, quindi facciamo lavorare il ragazzo. Facciamo lavorare il ragazzo prima che si riposi un po' troppo. Fattoria. Questi sono al mercato. Capisco. Sto mercato lo abolisco. Gli do fuoco. Mi hanno rotto i coglioni con il loro mercato. Tra l'altro dovrei avere un mercato anche qui da qualche parte, ma non sembra proprio darsi da fare. Cosa mi serve qui? 8 su 7, 0 su 3. Se io faccio faccio 3 case di livello 3 o superiore, teoricamente salirò di livello nel mio villaggio e mi sbloccherò un altro punto di potenziamento. Il fatto qual è? Che mi serve la birreria. Mi serve che la birreria abbia abbastanza fornitura per tutti, altrimenti l'infelicità sarà un problema per noi. L'infelicità sarà un grosso problema per noi. Siamo ancora pieni. Ma ragazzi, siamo così pieni di... Guarda quanto cibo ho! 322 verdure. Vabbè che non ho tante bocche da sfamare, però voglio dire... Mio Dio. Queste scorte le voglio rimuovere. Qui è altissima, ma manca ancora 5 di legna. È possibile che manchi 5 di legna? Non abbiamo bue? Non abbiamo bue? E quello è il problema. Vai, muoviti. Costruiscimi sta stalla. Muoviti. La legna è qua. Chi è il costruttore incaricato? Chi è il costruttore incaricato che non sta lavorando? Ricchezza regionale 24. Ma la tassazione funziona solo sulla regione. Sull'altra regione. Su questa non può funzionare perché non ho un maniero, teoricamente, no? La logica mi dice questo. Ragazzi, muoversi. Vieni, dove sono i costruttori? Che cazzo stanno facendo i costruttori? Facendo la chiesa? Ma mi si è buggato il gioco di nuovo. Scorte danneggiate. Dove sono queste scorte? Sul serio, pure la roba da raccogliere sotto dai campi si danneggia se la piove. È grano, maledizione. Muoviti.
Mamma mia. E poi tutta sta roba va raccolta e coltivata. Anche qui faccio la raccolta anticipata. Perché sta roba va raccolta e coltivata prima che arrivi la prossima stagione. Quindi è quello il punto. Se non si muovono, io sono fregato. Sono fregato, zio. Quindi ti devi muovere. Barra, muoviti. Muoviti. Questi sono felici? Stanno aggiungendo felicità alla gente? Livello di fede? Non stanno aggiungendo felicità a tutti. Ragazzi, vi sto facendo ubriacare. Non siete ancora felici. Io non so che cosa fare a questo punto. Costruisco una chiesa. Costruisco una chiesa nel dubbio. La fede, la vicinanza al Signore potrebbe magari renderli felici. Che cacchio la chiesa? Qua. È qua, vero? È qua. Poi devo seppellire ancora tutta quella gente. Tutta quella gente la devo seppellire ancora. Ah, li hanno già seppelliti, alla grande. No. Sono decomposti. Meglio. Meglio. Le loro carcasse sono diventate cespugli. Meglio ancora. Meglio ancora. Zio. Stanghe insufficienti. Di che stai parlando? Ti sto chiedendo di costruirmi quella cacchio di stanga. Non mi stai costruendo. Sta chiesa pure. È qui. Scusami. Da dove lo stai portando il legno? Dalla Cina? Dal paese vicino? Ma cacchio lo stai portando? Sì, comunque questo è, mi sa che è troppo lontano da... Mi sa che è troppo lontano da... Il mio punto di interesse. Tu... smetti un po' di raccogliere, va? Qui va bene così. Tu devi smettere di uccidere animali. Dov'è il tizio? Aumenta il limite di caccia fino a 16 per un attimo. Lascia che i ragazzi crescano un pochino. Ah, questo non mi sta guadagnando niente. Io pensavo di avere un commercio fiorente di... di assi. Ma non sto vendendo niente. Solo tristezza oggi, solo tristezza. Solo tristezza, ma sì, effettivamente potrei farmi qua un deposito di ferro e attaccarmi al cibo. È l'unica cosa che potrei fare effettivamente sensata. Faccio una fucina al volo. Fino a qua. Facciamo così, va. Ma prima aspettiamo che finiscano la chiesa, perché sennò mi si rimbambiscono e non capisco neanche loro cosa vogliono fare. Sperando che mi costruiscano almeno questa roba, così come il segantino. Perché non stai lavorando, cane? Ho capito che non hai la legna, questo è vero. Potrebbe essere che non ha il bue che gli porti la legna. Ma sti bue, dove cacchio sono? Spazio per le stalle 3, ma non ho nessun animale. È morto l'animale? Me l'hanno rubato, è scappato. Decima pagata, scorte consegnate 26. Dov'è? Abbiamo un animale, finalmente. Forse è questo il problema? Che si è bloccata la costruzione? Ok, questo è stato costruito. Ancora problemi che non c'è spazio? Ancora problemi di spazio, apparentemente. Vediamo. Uno ancora più grande. Capire quale sia il punto. Cosa vuoi dalla mia vita? Dentro non c'è niente. Qui mi dice che ne ho uno solo. E qui mi dice invece che ci sono due animali che non hanno spazio. Se clicco sopra non sono da nessuna parte questi animali da reperire. Ah, eccolo qua, uno è arrivato. Uno è arrivato finalmente. Quindi magari adesso avremo la possibilità di combinare qualcosa. Granaio? Spazio ce n'è. Forno comune, avevo uno, quindi qua non serve più. Vai il forno comune, va, a farmi un po' di pane. Così come qua. Questi stanno lavorando, stanno già coltivando, stanno già zappando per la prossima stagione apparentemente. Qui stanno raccogliendo, bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Allora, mi servirà qualcuno al mulino. Dove cacchio era il mulino che mi sono già dimenticato? Da qui, vai. Lavora per il mulino. E qua invece mi lavorerai per il forno comune. Ma non avrò più costruttore. Ah, non ho più popolazione, infatti. Non ho nessuna crescita demografica perché sono stravieno. Sono stravieno. Maledizione. Maledizione. Ok, questo probabilmente lo potrei anche spostare un po' più in qua, giustamente. Dici? Dovrei farlo qua, magari? No? Qua, magari? Magari qua. Facciamolo qua. Trasferito uno dei familiari qua, ma ancora niente da fare. Nascol, siamo pieni di ortaggi a Nascol, ragazzi, e non possiamo farci niente. Siamo straricchi. Siamo straricchi di ortaggi. Avremo problemi di cibo per i prossimi anni a venire. Riserva di combustibile, mettine 5. Persone, tasse. Decima, ancora. Niente di interessante. Sì, non sto guadagnando niente, neanche sui commerci. Non vorrei che si fosse buggato come l'ultima volta. Vi ricordate che alla fine mi ha dato tipo 3 miliardi di roba in un colpo? Qual è il punto? Cosa c'è che non va, ragazzo mio?
li tolgo e te ne metto un altro, perché tu non sei capace. E ti ripeto, di nuovo, dove... È 144, vedete, si è buggato. Se togli la gente, riparte. Non so come mai faccia così. Di nuovo, ha fatto così. Ho tolto la gente, ho rimesso e mi ha venduto tutto in un colpo. Tutto no, però ho guadagnato tipo 144 in un colpo. What the fuck? No, aspetta. Stop al commercio, stop al commercio. Vendimi le tegole, sono le cose più importanti al momento. Vendimi tutte le tegole. Ok, ma invece come siamo messi? Stanno costruendo sta chiesa, la stanno costruendo, finalmente l'hanno fatta. Qui che cosa c'è? Scorte insufficienti, che cos'è che manca? Combustibile? Cosa? Non avevo tipo il coso taglialegna? Ah, forse no. Forse mi sbagliavo. Non ho un taglialegna, ragazzi. Un taglialegna di legna da fuoco. Non ce l'ho. Scusatemi, mi sono dimenticato. Apparentemente non ce l'avevo. Devo di sì. Apparentemente mi sbagliavo. Devo costruire altre stalle, perché comunque lo spazio c'è, guarda. Qui mi dice che ce ne sono due su due. Ah, ma per i cavalli? Per i cavalli qua? Ne ho uno qua. Non è ancora chiaro da cacchio sia. 24. Fammi... come si chiama? Dov'è? Fammi un'altra stalla a sto punto. Ti devo dire. Fammi un'altra stanga. Ci sta? Da qualche parte qui? Sfortunatamente no. Facciamola vicino al... al legnaiolo. Facciamola così, va? E magari ci compreremo un altro coso. Però la ricchezza regionale non è proprio così... così elevata, come immaginavo. No, qua fammi l'orzo stavolta. Fammi l'orzo. E di nuovo, siamo ben messi, ragazzi, e... vedremo nella prossima puntata che cosa combinare. Ora come ora vedo che il mio commercio non sta proprio fiorendo. Non saprei che cosa... Com'è? Guidare il bue? Quale bue? Come mancano? Chi è? Devo assegnare qualcuno che guidi un bue. E lo metto... Qual è casa tua, signor bue? Metto qualcuno qua. Ah, ma non ho gente. Non ho alcuna persona. Il bue rimarrà lì. per un anno. Vabbè, qui ormai non serve più niente, così come qua. Possiamo bloccare la nostra produzione di laternizi. Facciamo così, è meglio. E qui abbiamo un tizio che lavora. Livello di fede. È incredibile che comunque non riescano a... Non riescano a... Pensavo che la taverna desse un pochino di felicità, ma alla fine dà solo la fornitura di birra che serve per migliorare, per l'appunto, la casa di un livello in più. Cosa che manca? Ah, serve ancora più cibo. Servono tre tipi di cibo. Tu sei pazzo. Io già tanto se riesco a trovarne uno. tu mi dici tre tipi di cibo. Tu sei fuori. Sei fuori, zio. Qui mi serve qualcuno che trasformi tutti i cereali in farina. Così. Ah, questo non l'ho ricostruito. Effettivamente. Avete anche ragione. Qui potevo... Non chissà da quanto tempo è demolita, da quando sono arrivati i banditi. Vedo che si muove questo tronco, vero? Mi sembra di sì. Qui posso fare delle case, ma vorrei fare degli edifici di costruzione prima, perché così, ora come ora, non mi convince più di tanto questa struttura. E sicuramente dovrei elargirmi fino alla fucina. Devo trovare un modo per arrivare fino alla fucina e farmi una fornace e tutto il resto. Comunque, ragazzi, questi sono problemi che troveremo nella prossima puntata. Per ora vi ringrazio per aver visto il video. Alla prossima, non dimenticate che siete i migliori. Vi auguro il meglio. Bella bella.